Buongiorno e benvenuti su meteogiuliacci.it. Oggi martedì 14 maggio, ancora condizioni di tempo sostanzialmente bello su tutta l'Italia, a parte le prime nubi che inizieranno ad affacciarsi sulle regioni di nord-ovest nel pomeriggio e già da questa mattina sulla Sardegna. Si tratta delle nubi che appartengono alla parte più avanzata di una perturbazione che si sta organizzando sul Mediterraneo occidentale, è la perturbazione numero 4 del mese di maggio che poi porterà i suoi effetti sulle regioni centro-settentrionali nella giornata di domani. Questa perturbazione poi insisterà in modo particolare sulle regioni centro-settentrionali nelle giornate di giovedì e di venerdì, portando un'intensa fase di maltempo dalle caratteristiche spiccatamente autunnali, con piogge forti, in particolare sul nord Italia. Queste piogge saranno particolarmente insistenti, soprattutto sulle zone alpine, prealpine del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, sarà probabilmente interessata anche l'alta pianura veneta, nonché lungo le coste della Liguria. Andiamo a vedere l'immagine del satellite riferita alle 9 di questa mattina. Vedete ancora l'Italia con il cielo sereno, però osservate anche la nuvolosità che dal Nord Africa inizia a muoversi proprio verso le due isole maggiori. È questa la nuvolosità che appartiene alla parte più avanzata di questa intensa perturbazione atlantica, perturbazione che sarà raggiunta anche dall'aria fredda che inizia a scendere, vedete qua sull'Atlantico centro-settentrionale. Il tempo per la giornata di oggi vede ancora al mattino condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la nostra penisola, a parte le prime nubi vedete sulla Sardegna e primi annuvolamenti di tipo marittimo anche lungo le coste liguri. Nel pomeriggio la situazione ancora non cambia di molto sulle regioni di nord-est, sulle regioni centrali e sulle regioni meridionali, dove avremo ancora cielo sereno, nuvoloso invece più che altro per velature che si faranno, diciamo, via via sempre più spesse sulle due isole maggiori, nuvolosità in aumento anche sulle regioni di nord-ovest, con qualche pioggia, qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Per quanto riguarda la temperatura, questa sarà stazionaria e su valori per lo più compresi tra 20 e 24 gradi, un po' su tutte le nostre regioni, con qualche punta di 26 gradi solo sulla Campania. Ho concluso, vi ringrazio per l'ascolto, ancora una buona giornata.